Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Lies of P. E siamo, dunque, allora, siamo arrivati da là sopra, se non erro, in una delle due scale. Che non mi ricordo se questa parte qui l'abbiamo fatta. Aspetta, perché qui c'è lo Stargazer. Quindi qui è dove abbiamo affrontato il tizio, credo. Sì, mi pare di sì, perché qua non... Perché qua c'è un'arena boss? Credo che sia. Sì, perché noi siamo caduti da là e abbiamo affrontato qua giù il tipo quello lì. Ok, quindi poi noi siamo saliti. Ok, sto rifacendo un attimo mente locale, regà, perché mi sono andato a potenziare da Sofia. Mi ha fatto un po' un mezzo discorso per quanto riguarda il morbo. Io non mi aspettavo il dialogo, speravo solo mi potenziasse e basta. Però vabbè. Allora, possiamo andare di lì, che è l'altra scala, ok. Minchia, quanto cavolo ho perso di vita. Allora, mi riposo un secondo qua allo Stargazer, ok, e vado dall'altra parte e vedo un attimo dove mi porta. Se mi porta dalla stessa parte... No, aspetta, oggetto, vedi, qua c'è un oggetto. Che giù mi sa che si va avanti, ma di qua... Ok. Ok, di qua non si va. Quindi dobbiamo andare giù. Per forza. Almeno abbiamo testato entrambe le vie. Però, dove vado? Di qua? O dritto? Se vado di qua, dove vado? Da un burattino. Oh, ma... chi cazzo... Che due coglioni! Guardate per prendere gli oggetti. E non avendo spazio di manovra, uno che cacchio deve fa? Mi pare giusta, no? Guarda, madonna mia. Troppo lontano. Ok.
Perché le devo per forza mirare? Ok. E qua sblocchiamo la shortcut. Sì, qua sblocchiamo la shortcut quella là. Ma non ho cure. Che miseria però. Il problema è la palla. Dai Pinocchio, sbrigati ad alzarti. Da dove cazzo? Vabbè, ma se questo mi esce pure dalla fottuta parete. Cioè, è la palla. E poi questo esce dalla fottutissima parete. E io come caspiterina faccio? Sta là però. Muori, stronzolo. Ok, qua. Troviamo qua sopra. Qui c'è qualcosa. Ma porca miseria. Di stella. Qua cosa c'è? I must atone for my sins. I must kill more puppets. More. Chi sei tu? All puppets must die. Every single one. I hear the sound of springs inside you. You're a puppet too. You can't fool me. All puppets must die. Kill the puppets. I can't tell what's blood and what's oil. Dai! Che palla!
No, perché... Oh! I wish I'd known. Surviving the hell of its own. Maronneo. Ah, quindi... Ah, si è aperta la porta questa. Perfetto. Adesso possiamo andarci a curare allora. Mannaggia, lo sapevo io che mi dava qualcosa quello. Io lo sapevo che mi dava qualcosa. Lo sapevo. Curo. E adesso andiamo dagli altri due. Cioè, ho fatto bene a usare la cosa. Meno male. Qua questi possono anche ricadere. No, non cadono. Sì, cadono, cadono, cadono. Però, oh, togliete troppo per essere dei cacchio di burattini. Infezioni. Vabbè, me le andrò a leggere poi. Allora, qua. Aspetta, noi da qua dobbiamo salire, no? No, allora. Di qua. Che ci sono loro. Ooh, admirers seem to follow me everywhere. Cacchiarola, quello è grosso però. Qua cosa c'è? Ma così tanto mi ha tolto? Vabbè, ma i burattini cacchio tolgono un botto, tolgono. È un burdello sta zona rispetto alle altre, eh. Dopo vi vengo a parlare a voi due. Fatemi prima a pensare a sto rompicoglioni qua che c'ho i miei ergo. Che qua c'è una shortcut da sbloccare.
Ok. Quindi andiamo un attimo di qua. Oh cacchio, là c'è un oggettino. Uno alla volta. Minchia. Metto uno alla volta. Sapete cosa vuol dire uno alla volta, no? Di qua c'è anche qualcosa, vero? Sì, c'è un oggetto lì. E qui c'è una porta. E qui c'è sta roba. Che ci porta giù. Ed è... la shortcut quella. Ok, ho capito. Ma questa porta qui? Corre la chiave della Trinità. Quindi io adesso ho sbloccato questa parte qua. E da qui da dove siamo caduti, ok. Quindi mi basterebbe risalire, evitare il tutto e salire qua sopra, ok. Va bene, va bene, va bene. Però cavolo, sta diventando impegnativo qui, eh. Io voglio sbloccare almeno la shortcut lì. Poi, ma porca. Di là non posso andare, quindi devo andare per forza di qua. Questo non è che si alza, vero? No, ok. Ok. Porca miseria. Battuto. Devo portare in un punto largo. Dove almeno ho potuto fare le cose. Adesso qua è aperta. Ok. Tiriamo la leva. Ok, adesso qua possiamo andare a parlare col gatto e la volpe. Dovrebbe essere loro. Ditemi. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. You caught us on our return trip.
We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Are you carrying the latest edition of Vanini's Landmark Guide? It's the most popular non-fiction work in Krat these days. Maduro wrote the actual guide, but Vanini published and financed it. It goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently, which of course made that volume more popular than ever. If you can get all three volumes collectors want, bet you can get 5,000 for it at the shop. But you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. I'll let this one go for 500. That's a good investment. Don't sleep through it. You'll wish you had this. Vabbè, 500. Non so dove devo andare perché, non essendoci una mappa, credo di dover andare di qua, che è l'unico posto che ancora io non ho fatto. A glove. Well, like a pipe that fit. Idioms, you know? Che devo andare di là. Aspetta, ma io... Questa cosa che ho fatto, a che mi serve? Ad andare ad affrontare quello là. Oh, cacchiarola. Hihi! Ma questo è l'inizio. Ok, allora aspetta, ma quello sarà un boss. Cacchio. E allora andiamo ad affrontarlo, va. Non avrò pozioni, ma vabbè. Ci proviamo. Burattino furioso. Che cazzo.
Ok. Battuto. E ora che l'abbiamo battuta, questo. Dove dobbiamo andare? Vediamo cosa mi dicono adesso i due baldi amici qua. Best of luck to you, my friend. I know a smart bargainer when I see one, and you really are something. I'm sure you'll regret nothing. Allora di là non abbiamo nient'altro da fare. Da qui siamo arrivati. Qui mi pare abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Gli appunti che ancora non avevo visto. Sopra qua siamo andati. Di là siamo andati, c'era il superstite. Qua c'è questo. Ci ha condotto dal boss questo qua. E qua si va di qua. Poi c'era la parte di là che ci porta nella zona quella verde. Va buona. Vabbè. Dovrebbe esserci lo Stargazer qua, esatto. Allora. Ma quella porta era già aperta? Guarda che qui ci tolgono un fracchio sti manichini. Allora. Ma io adesso che ho fatto il tutto, dove devo andare? Di là, nella parte verde. Per forza. Allora, facciamo una bella roba, ci andiamo a potenziare e poi ci salutiamo. Ah, ma sei lì adesso, Sofia? I'll use my power to help you. Direi di aumentare. Vediamo cosa possiamo aumentare. Allora, quante? 4. 2. E aumentiamo il vigore a 8. Così che ho direi di andare a parlare con Eugene. I know my way around a weapon.
Want me to look at something? Parliamo. Mr. Benini is the richest man in Krat. His company manufactures most of Krat's exports. He's, peculiar, but a good-hearted man. Even though he's rich, he treats every employee with respect. I heard he went to shut the factory down. I hope he's safe. I wouldn't want to lose my best customer. Questo cosa fa? Questo mi toglie 100, allora questo 145 63. Anzi sì, aspetta, devo potenziarlo, aspetta. Posso potenziarla più 3? Questa sarà lenta però, immagino. E poi vediamo se parlando con lei. I'll use my power to help you. Ma qua mi chiede, no, non mi chiede più niente. Ok, allora. Io direi qua è un po' più tranquillo e abbiamo quella zona là. Ok. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.